Ciao a tutti e bentornati nel mio canale. Oggi voglio fare insieme a voi un esperimento in cucina, ossia il sorbetto alla frutta. Ho trovato questa ricetta su una vecchissima rivista che credo fosse addirittura di mia nonna e mi ha sorpreso perché è necessaria soltanto della frutta congelata e un pochino di latte per ammorbidire. E quindi ho pensato, dovrebbe essere una cosa abbastanza semplice, perché non provare, perché non condividere questo esperimento sul canale? Io in questo caso utilizzerò i mirtilli, però potete utilizzare qualsiasi tipo di frutta voi preferiate. L'unica cosa è che il giorno prima dovete mettere questa frutta tagliata a pezzi nel congelatore. Poi vi servirà un frullatore di quelli che si utilizzano per la verdura. Io ne utilizzerò uno piccolissimo perché la dose sarà minima, come vi dicevo, è un esperimento. Non so se riuscirò a realizzarlo, quindi è inutile farne una quantità esagerata perché poi c'è il rischio di dover buttare via tutto se non mi viene. E quindi, insomma, preferisco fare una cosa più piccola e vedere un po' che cosa succede, però ci tenevo a farla insieme a voi. Quindi andiamo in cucina e vediamo che cosa succederà. Utilizzerò questo frullino che è molto piccolo, ma va benissimo per la quantità che voglio realizzare. Questi sono dei mirtilli che avevo comprato alla Coop in confezione da 125 grammi, però ne utilizzerò solo la metà perché, come vi dicevo, è un esperimento. La cosa importante è che voi li andiate a mettere nel congelatore. Io questi li ho congelati ieri e quindi adesso posso realizzare il mio sorbetto. Adesso bisogna semplicemente tritare questi mirtilli e poi aggiungere un pochino di latte per ammorbidire e vediamo che cosa succede. Il primo giro ha dato questo risultato. Per il momento non assomiglia assolutamente a un sorbetto, però aggiungerò un po' di latte e vediamo come procede. Vado ad unire un pochino tutto il composto in modo che si assorba anche meglio poi con il latte e andiamo avanti a tritare. Sono passati circa 7 minuti, io ho continuato a tritare e ragazzi, incredibile ma vero, però credo che il sorbetto sia venuto. Adesso lo trasferisco in un vasetto di vetro così lo vediamo meglio. Ho scelto questo vasetto di vetro che si presta benissimo e adesso vado a trasferire il sorbetto, però direi che è venuto veramente benissimo. Io devo dire che non speravo venisse così, avevo paura di fare un disastro. Invece devo dire ai ragazzi che anche la consistenza non è troppo liquida, non è troppo solida, quindi assolutamente perfetto. Ho trasferito il mio sorbetto in questo vasetto di vetro, ve lo faccio vedere un pochino più da vicino, forse è troppo grande, ce ne voleva uno più piccolo. Però, siccome, come vi dicevo, si tratta di un esperimento, io voglio fare con voi anche l'assaggio. Quindi adesso lo vado ad assaggiare e vediamo insieme come è venuto. Ragazzi, devo dire che questa volta è un esperimento in cucina che mi è riuscito alla prima, perché è veramente buonissimo, ha proprio la consistenza del sorbetto, il gusto del mirtillo si sente tantissimo, non ci sono zuccheri aggiunti perché come avete visto ho utilizzato solo la frutta e un pochino di latte, quindi assolutamente quest'estate vi farò altri sorbetti con altri tipi di frutta. Sono veramente molto soddisfatta. Spero con questo video di avervi dato un'idea per affrontare il caldo estivo con qualcosa di sfizioso, di leggero e di sano. Io come sempre vi invito ad iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto e vi mando un bacio enorme.